sono 17 giorni che Giuseppe non viene a scuola. Gli deve essere successo qualcosa. Il figlio dell'infame a scuola non ci torna più. Dovremmo ribellarci tutti sino a quando non vedrò. Io non ce la faccio a non pensare a lui. E non voglio. Per me, se ti sogni una cosa, vuol dire che può esistere. Giuseppe! Lo sapevo che non mi abbandonavi. Ciao a tutti da Valeria. Oggi ragazzi parliamo di soldoni, vai soldoni, perché ho per voi un'interessante classifica sui film italiani che hanno incassato di più in tutta la storia del cinema. E apre la classifica al 10° posto Pinocchio, film del 2002 di Roberto Benigni, con un incasso di 26.197.231 euro. Al 9° posto Benvenuti al Nord del 2012 di Luca Miniero, con 27.178.307 euro. 8° posto Il Ciclone del 96 di Leonardo Pieraccioni, con 28.085.461 euro. 7° posto Per Natale sul Nilo di Neri Parenti, che nel 2002 incassò 28.296.000 euro. Saliamo al 6° posto, c'è Il Divertentissimo Chiedimi Se Sono Felice di Aldo Giovanni e Giacomo, che nel 2000 si portò a casa ben 28.458.894 euro. Poi 5° posto per Benvenuti al Sud di Luca Miniero, che nel 2010 guadagnò 29.873.491 euro. Che bella giornata con Zalone e regia di Gennaro Nunziante. Del 2011 si aggiudica il 4° posto con 43.475.000 euro. E sul podio c'è un monopolio di Zalone e Nunziante, praticamente, che si aggiudicano il 3° posto con Sole Catinelle del 2013 e quasi 52 milioni di incasso al botteghino, eppure il 2° posto con Quo Vado del 2016 con quasi 65 milioni di euro di incasso. E al 1° posto c'è irremovibile sempre lui, Roberto Benigni, con il suo film da Oscar La Vita è Bella, che nel 97 ha guadagnato ben 205.212.000 euro. Che ne pensate? Secondo voi sono tutti film che meritavano questa affluenza di pubblico o avete dei dubbi a riguardo? Questa classifica di sicuro la dice lunga sui gusti della maggior parte degli italiani. Aspetto i vostri commenti e vi aspetto anche al prossimo video.